possiamo anche essere d'accordo in modo quasi un po' tautologico e dire che è bene far nascere il figlio migliore. Punto, chiaramente. Cosa è migliore, ma anche chi decide, chi ha voce in capitolo nella definizione di che cosa sia migliore. E poi il discorso anche per dire di eventuali correlazioni dell'aspetto genetico con caratteristiche che vanno magari al di là del discorso di dire, vabbè, la gravidanza arriva al termine, però sono questioni magari anche sociali, questioni anche, diciamo, di una felicità in un contesto sociale. Ma il fatto che non voglio buttarla in caciara, ma è vero davvero dire se una cosa del genere fosse stata definita, questo potere tecnologico fosse stato disponibile negli anni 30, nel senso penso che seriamente a quel punto un'omosessualità sarebbe stata chiaramente definita come un'anomalia. E quindi è questo dire che uno dei rischi, al di là del discorso del naturale, non naturale o cosa, ma anche che si amplifichi enormemente il potere che è una normalità, una definizione anche, diciamo, di normalità dominante, in questo senso va a riprodurre se stessa poi sicuramente nelle forme normative si arriva dall'alto, quindi una legislazione, ma anche nelle scelte dei singoli soggetti. Cioè. Sì, diciamo, il cambiamento è che mentre oggi la donna è libera di poter scegliere se portare avanti una gravidanza di un eventuale feto o embrione che presenta anomalie genetiche, e non accettiamo, per fortuna, l'idea che lo Stato possa interferire con la valutazione e la scelta di questa donna. Per chi nasce, non c'è in questo caso alternativa: o nasce con quelle anomalie, con quei problemi, oppure non nasce perché la donna interrompe la gravidanza. Domani il quadro cambia. La donna potrebbe interrompere la gravidanza, il bambino che nasce potrebbe nascere con quelle anomalie, oppure, grazie agli interventi di modificazione genetica, il bambino potrebbe nascere senza problemi, senza malattie. Quindi il quadro cambia e può cambiare anche la nostra valutazione riguardo alla scelta responsabile di quella persona che deve decidere. Cosa deve fare quella persona? Cosa dovrebbe fare se può scegliere? Oggi, in presenza di un trattamento medico, noi diamo per scontato, insomma, che una persona abbia l'obbligo, il dovere, se esiste un trattamento, di assicurarlo al proprio figlio. E se un genitore non vuole garantire al proprio figlio quel trattamento medico, appunto il medico si rivolge al tribunale e ottiene il consenso, ottiene l'autorizzazione a intervenire, a praticare con la sua volontà del genitore quel trattamento. Con l'editing genetico la possibilità di intervenire viene anticipata prima della nascita. C'è la possibilità di trattare una patologia e quindi qui si pone sicuramente un nodo centrale. Un altro nodo che si pone è che queste nuove possibilità riproduttive e anche la possibilità di poter selezionare l'embrione migliore ci sono grazie alla possibilità di ricorrere alla riproduzione assistita, alle tecniche di riproduzione assistita. La possibilità di poter modificare il genoma del nascituro è probabilmente più facile se l'embrione viene prodotto in vitro e quindi si può intervenire subito dopo che la cellula uovo è stata fecondata, quando l'embrione presenta una cellula o due cellule o quattro cellule. Può essere più complicato se la riproduzione avviene sessualmente, perché la donna si può accorgere del concepimento tanti giorni dopo che questo è avvenuto e quindi l'embrione potrebbe presentare già tante cellule. Quindi non è impossibile, ma potrebbe essere più complicato. È molto più facile se tu devi modificare soltanto una cellula. Il peso di questa possibilità ricade interamente sulle donne, cioè le donne dovrebbero in qualche modo, al tempo del genome editing, dovrebbero rinunciare, donne responsabili dovrebbero rinunciare alla riproduzione sessuale e riprodursi soltanto con la riproduzione assistita, perché questo garantisce sia la possibilità di selezionare l'embrione migliore, perché con la riproduzione assistita
non getti i dadi e produci il primo embrione che capita, ma puoi scegliere 10 embrioni e selezionare quello che presenta le migliori caratteristiche genetiche, ma perché una volta che lo produci in laboratorio puoi modificarlo più facilmente, hai un controllo maggiore. E quindi si incomincia a parlare anche della fine del sesso, non che le persone non faranno più il sesso, ma non faranno più i figli per... E quindi potrebbe anche lì fare i figli sessualmente, potrebbe diventare da barbari, come diceva Huxley nel mondo nuovo, solo i barbari fanno figli sessualmente e si affidano alla natura. Mi configura una polarizzazione socioculturale enorme, a mio avviso, perché la barbarie del sesso, della riproduzione sessuale, è riservata a chi non ha intelligenza, soprattutto di una natura culturale supportata dalla libertà, dal bisogno. Possiamo avere una percezione di questo tipo, però a mio avviso una percezione del genere può essere distorta dalla nostra esperienza. Mi spiego meglio. Noi tendiamo a dare per scontato che la nostra condizione sia quella naturale, che il modo in cui facciamo nascere i figli oggi sia la versione naturale giusta. Ma in realtà rispetto a 50 anni fa, 60 anni fa, abbiamo completamente trasformato la condizione del nascere. Se oggi si parla di parto a casa, rimaniamo sorpresi. Ma come, c'è ancora qualcuno, ci sono gli ostetri che fanno partorire i bambini a casa? Ma è legale, ma si può fare? Prima era la condizione normale, oggi è completamente cambiata questa condizione, e chi continua a nascere a casa viene considerato un pazzo, un folle, una persona irresponsabile, almeno nel nostro paese. Quindi noi abbiamo trasformato le condizioni del nascere, ci sottoponiamo a una serie infinita di analisi, monitoriamo la condizione del nascituro dal concepimento fino alla nascita. E se le generazioni del secolo passato, gli inizi del secolo passato, vedessero come oggi si nasce, penserebbero che c'è stato un processo di disumanizzazione, che il nascere non è più umano, che non è più naturale, ha perso il senso. Come il morire. Come il morire. Quindi, diciamo, ogni generazione in qualche modo rimane legata al proprio presente. Sì, ma lì abbiamo, la medicalizzazione di tutti i processi della vita, dal nascere al morire, medicalizzazione e spedalizzazione, nella logica del miglioramento delle condizioni che garantiscano sicurezza da una parte per la nascita e per la morte, vabbè, ma teniamolo da parte. Però è altra cosa il disegno del genome editing, mi pare, un universo esposto in maniera radicale, perché mi sembra che non ci sia dubbio che un genitore che progetta un figlio, voglia per il figlio, laddove esistono le possibilità di farlo, le condizioni migliori perché nasca sano, intelligente, quindi le condizioni di base per la sua vita siano le migliori possibili. Ma fino a dove si può? È lecito pensare che si possa spingere questo meccanismo della correzione, no? Per questo torno a dire che la mia prima sensazione è che tutto questo sia ancora una volta da inserire all'interno delle dinamiche sociali, che quindi chi potrà fare tutto, esatto, ciò fino ai massimi livelli? Esatto. Chi? E poi, beh, chi non è, esatto. E poi anche a che punto siamo? Le dinamiche sociali sono le dinamiche, no, mi viene da usare un termine obsoleto, di classe. Ma mi viene infatti a discutere una cosa anche su questo, cioè sia sul discorso da che cos'è questo meglio, questo miglioramento, in cosa consiste, sia anche quando va fatto, come va fatto. Cioè, secondo me la domanda forse più interessante è quella davvero di chiedere chi lo decide, cioè di che soggetti stiamo parlando. Chiaro che può portare anche, diciamo, alla fine di una
banalmente una sessualità legata al concetto riproduttivo, anche forme di emancipazione, ma come vengono praticate? Sì, capisco la preoccupazione, capisco, ci sono questioni di giustizia importanti, chi potrà avere accesso a queste tecnologie, saranno disponibili a tutti, soltanto i paesi più ricchi potranno modificarsi, potenziarsi, ci saranno individui normali, potenziati, ultrapotenziati. Chi avrà voce ha capito su che cos'è la normalità e su che cos'è il potenziamento. Certo, nel senso, e chi stabilirà qual è l'intervento dovuto ai bambini, quale intervento, perché poi appunto se diventa un'eugenetica di Stato per cui devi garantire il miglior corredo genetico a chi metti al mondo, che cosa, chi è che decide qual è il corredo genetico migliore? Ci sono sicuramente dei problemi con cui dobbiamo fare i conti. Quello che secondo me dobbiamo tenere presente è che le condizioni del nascere potrebbero cambiare, ma non perché secondo me c'è una corruzione dell'essere umano, degli esseri umani, ma semplicemente perché cambiamo le nostre condizioni di vita, perché le tecnologie ci permettono di modificare come nasciamo, come viviamo, come moriamo, e per le generazioni che vivranno in futuro queste cose potrebbero sembrare ovvie, scontate, e noi potremmo essere percepiti come primitivi, barbari, come persone che si riproducevano ancora sessualmente, che portavano avanti lo sviluppo degli embrioni nel corpo, una cosa appunto l'Huxley. Perché in effetti questa operazione contro, diciamo, i processi naturali è in corso ormai da diversi decenni e ha portato risultati importanti. Perché dovremmo pensare che il fatto di riprodursi in questo modo attraverso la sessualità e attraverso la gestazione nel proprio corpo dovrebbe essere l'unico modo accettabile per avere un figlio?